Centro Ascolto Papa Charlie, buongiorno. Sì, in pratica la Cruz Solidale in questi giorni ha pubblicato un avviso pubblico riguardante appunto l'erogazione di un buono Continua il spesa. lavoro di sinergia tra il Sì, gruppo di devo protezione regalare civile Papa dentro. Charlie dei Pagani, AgroSolidale e le diverse associazioni del territorio. Nel pomeriggio di ieri l'azienda consortile ha pubblicato l'avviso per ottenere i buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, esclusivamente presso gli esercizi commerciali accreditati, resi noti tramite il sito istituzionale del Comune di Pagani e il sussito di AgroSolidale. La richiesta potrà essere recapitata mediante PEC all'indirizzo agrosolidale@pec.it, tramite email all'indirizzo info@agrosolidale.it o mediante WhatsApp al numero di telefono 081 802 5935. Per la compilazione e l'invio della domanda è consentito usufruire anche dei CAF e degli organismi di terzo settore presenti sul territorio. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 9 aprile. Intanto la Papa Charlie, che ospita anche la sede del centro operativo comunale, continua la sua opera di consegna di sussidi sul territorio. Solo per la giornata di ieri sono state consegnate 27 spese a domicilio, 20 sussidi alimentari a famiglie ed organizzazioni sul territorio, 19 apparecchiature informatiche per conto delle scuole, 10 pacchi alimentari per AgroSolidale e ritirati diversi pacchi dai donatori presenti sul territorio. Ci troviamo chiaramente, lo possono capire tutti, di fronte ad un nuovo tipo di emergenza. In tantissimi anni, tanti, tanti anni, nessuno aveva mai visto un'emergenza simile, molto delicata perché investe direttamente i singoli cittadini e anche noi, perché ci siamo dovuti adeguare, studiare un poco e capire che cosa poteva servire per la città. Abbiamo constatato che erano alcuni servizi essenziali per innanzitutto la informazione ai cittadini. E quindi questa l'abbiamo superata mettendo a disposizione un centro di ascolto per chi è chiuso in casa da un po' di tempo e ha bisogno di parlare con qualcuno. In più, i due nostri volontari che sono assistenti sociali, hanno la possibilità di mettere in contatto le persone con uno psicologo, perché abbiamo avuto la disponibilità di sei psicologi e una sociologa sul territorio che possono rispondere in modo più specifico a persone che lo richiedono. Sì, questo è il centro operativo comunale, il COC, ed è stato istituito con appunto un'ordinanza commissariale, il commissario, e praticamente qui ci sono tutte le funzioni di supporto, cioè nel senso che noi ci occupiamo principalmente della funzione volontariato, quindi di quelle che sono le attività di coordinamento sia dei volontari papaciali ma anche in stretta collaborazione con la Croce Rossa e poi anche delle altre forze di volontariato che si muovono. E da qui parte anche ogni sera il punto stampa, cioè diamo di concerto con l'amministrazione comunale, da qui partono le informazioni sia su diciamo, gli aggiornamenti dei dati Covid, ma anche per quanto riguarda le attività fatte durante il giorno. Come avete bisogno? Oh, perfetto. Non può uscire la cosa. E lui, mio figlio, aveva contatto che sta in ospedale e non portano un micro a casa. Sta Certo. andando un cugino mio, però va a Castellammare, va bene. Ah, Che va a Castellammare Castellammare. quando ci vuole. E stava che la divisa in culo che ci montò. Questi lui hanno E fermato. chi sostituisce? E pure sente, mi ha dato nome e cognome. No. E piccone. Ma nella sono... protezione civile, Papa No, Charlie. e chi sostituisce? E pure sente, che hanno fatto? Sì. Tenevano una macchina normale con un lembeggiatore in coppa, certo, cioè, si faccio parte della protezione civile, ma ti faccio vedere come sono una sirena. Ha Vabbè. fatto il giro errato. Ma la rossa non è chiesto. Devono abbassare la ponte dove sta il E cimitero. stanno ancora qua. Io vorrei richiamare l'attenzione di chi ci ascolta, soprattutto sul problema delle truffe. Se è un momento topico in cui chi è abituato a certe imprese si perfeziona e pensa la notte per il giorno. Allora,
soprattutto vorrei dire, non c'è non un volontario, non è uno che indossa una divisa arancione o gialla o blu. Accertarsi quando si viene fermati o quando qualcuno viene a casa ad offrirsi di effettivamente di fronte a chi ci si trova. I volontari soprattutto della Protezione Civile non sono abilitati da nessuna parte a fare blocco.